Buongiorno a tutti, mi dispiace molto che cominciamo adesso, però c'è stato l'allenamento che è andato un po' più lungo che normale. Mi avete sentito? Ci sono i giornalisti italiani qua? No. Sì? Ok, hai una domanda per Diego? Sì, in italiano o in inglese? Come vuoi, meglio... come vuoi, mi sei in italiano. Sì, sì, come vuoi. Yeah, it's just saying how you playing against, feel about playing against your ex team and how you settling in at Celtic. La partita di domani penso che sarà complicata in ogni punto perché è una partita molto tosta, quindi dobbiamo pensare, abbiamo già preparato la partita di fare una partita molto aggressiva, cercare di giocare bene, quindi sarà una bella partita da giocare, da godere e di cercare il risultato che avevamo tanto bisogno. Yeah, he's just saying tomorrow night will be a difficult game, but we've prepared well and we're looking to do like a really precise game and play well and get the result that we're hoping for. Altre domande dagli italiani? Volevo farne una. Sì. È possibile? Sì, sì, certo. Ma volevo chiedere a Diego, perché negli ultimi 2 anni complessivamente lui ha giocato solamente 24 partite da 90 minuti. Quindi crede che il Celtic sia l'opportunità giusta per trovare spazio e soprattutto continuità? He's just asking Diego why in the last couple of years he's not played that many games, only 24 games I think he said there, and he's just wanting to know if he hopes that this will give him the chance to play a lot more regularly. Sì, certo, penso che può essere una grande opportunità per me. Sono venuto qui con tanto entusiasmo e cercherò ovviamente di fare prendere continuità, che è quello che mi è mancato in questi ultimi 2 anni, quindi niente, per me sto facendo già il mio massimo per aiutare la squadra, che sempre il mio principio è sempre cercare di aiutare la squadra e che poi arriva anche il mio momento personale. Spero di ovviamente giocare tantissime partite, ma più che altro aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Yeah, he says it's a great opportunity for him. He's here with plenty of enthusiasm and he's hoping to get a bit of continuity. He wants to get back to his best so that he can help the squad. That's his number one objective. Obviously, personally, he wants to play a lot, but his number one objective is still to help the squad as much as he can. Altre domande dagli italiani? Basta così? So we can have questions from the Scottish media now. Diego, can I just ask, how was the mood in the camp after a big defeat at the weekend? La domanda è come si sente la squadra dopo la sconfitta contro i Rangers? Sicuramente mi fa male come ogni sconfitta, ovviamente dopo un derby ancora un po' di più. Però abbiamo subito questa grande chance per giocare e fare una grandissima prestazione, poter ribaltare la situazione. Avremo tante partite da qui a dicembre, quindi dobbiamo essere pronti, positivi, fiduciosi. Stiamo cercando di lavorare su questo e domani abbiamo una bellissima battaglia da affrontare tutti insieme.
He says it's obviously feels bad like any defeat, and especially worse than a derby, but he's got a great chance to play again tomorrow and make things right. They've got lots of games coming up, so he's ready. We've got to have faith and believe in each other, and we're working well, and we're looking forward to a great battle tomorrow. What has the manager been saying to you these last couple of days to refocus your mind and address what went wrong at the weekend? Che cosa ha detto il mister per focalizzarci prima della prossima partita? Assolutamente ci ha detto un po' di quello che ho detto prima, di avere fiducia, di voler giocare, di essere propositivi, aggressivi, compatti, quello che vuol dire essere squadra. Quindi hai cercato ogni volta negli allenamenti, anche nelle riunioni, a dire questa cosa, quindi sicuramente questo che ho voluto dire, di essere squadra per poter vincere, è assolutamente quello che abbiamo bisogno. Quindi è quella la strada che dobbiamo fare. He's saying we've got to have faith in our play and be aggressive in our style of play, that we need to stick together as a team, as we've got a lot of games coming up anyway. Always looking forward and being positive, and he really believes that this is a squad that can and knows how to win. Avevi detto quando sei arrivato qua che hai sentito un po' del derby contro i Rangers. Com'era per te l'atmosfera, tutto questo? Sì, assolutamente. Ogni persona che ho incontrato mi ha fatto capire semplicemente col viso di quanto era, con lo sguardo, quanto era importante per la gente, per i tifosi, questa partita. Quindi l'ho capito subito, si viveva, abbiamo sbagliato delle cose nella partita, ma abbiamo ora una grandissima partita da affrontare, che è quello che veramente ci importa. Obviously every day I met as soon as I got here told me what to expect and what it was going to be like and how important it is for everybody that's here, and the fans understood all that. But again, I'm just looking forward, and we've got a great chance to put things right against a really good team tomorrow. Diego, nobody will know this AC Milan team better than you. How good a team is this? How good a squad? And how dangerous? It is more than just Zlatan Ibrahimovic, isn't it? Nessuno conosce così bene la squadra del Milan come te. Come la squadra? Come quanto è forte, soprattutto con Zlatan? Beh, io li conosco ovviamente perché sono stato con loro, ma penso che le partite ormai si vedono ovunque, bisogna vedere le partite per capire nel momento che stanno, hanno fiducia, quindi loro arrivano a un grande momento, ma ogni partita è diversa, quindi domani sarà una partita a sé, quindi dobbiamo cercare ovviamente di ribaltare questo bel loro momento, ovviamente per farlo nostro. Obviously I know Zlatan because I've spent lots of time with him, but with regards to Milan, everybody can see the games now globally, you can see them everywhere, so everybody knows what they're like. They're obviously having a great season, but every game is different, sorry, and we'll be looking to bounce back personally for tomorrow. Questo Milan ha una debolezza, e se ha una debolezza, hai detto questo al mister? Ogni squadra ha delle debolezze, e lo staff ci ha lavorato, hanno fatto loro se il lavoro per preparare questa partita, cercare il loro punto debole. Dobbiamo pensare tantissimo a noi, ma abbiamo preparato come seguendo il mister, quello che ha detto, che non è che perché io abbia giocato lì sono io a dire le cose qui. C'è un mister, è un grande mister hanno preparato bene la partita, e domani dobbiamo seguire
i suoi consigli nel miglior modo per poter farli meglio. Every team has its weaknesses. I don't need to tell the staff here to how AC Milan play and the way that they're working, but we're well prepared. Our coach has told us exactly how he wants us to play. We've also got a great coach, and we're looking forward to how it's going to work out tomorrow. You mentioned at the very start that it will be strange playing against your friends in Milan. Are they still your friends during the game, or do you have a point to prove to them to show them what they are missing by having you at Celtic? Hai detto prima che ovviamente stai giocando contro i tuoi amici, diciamo, del Milan. Sarà strano per te giocare contro i amici? O... Sicuramente ora sto preparandola come qualunque partita, però sicuramente domani in campo magari trovo qualche sensazione diversa, ovviamente giocare contro compagni che ho giocato fino a 15 giorni fa, quindi sicuramente dopo domani saprò dire quali sono state le mie sensazioni. Oggi preparo la partita come qualunque altra e cercherò di fare il massimo come ogni partita. Prepare for it like he has prepared for any other game. Obviously, when he's on the pitch, he'll be there with his squad mates that he only left a few weeks ago. But he's preparing for this game as much as he can, and he looks to give his absolute best on the pitch. If you can hold on, I'm just going to go and get the manager, okay? Perfetto, grazie. In bocca al lupo per domani. Did you get one? That's fine. When I was translating, that's fine. Ciao, Diego.